Siamo qui nel tratto di strada provinciale 240 di Casa Castalda, nel tratto che insiste nel centro abitato di Carbonesca. Ieri in Consiglio Comunale è stata approvata all'unanimità una nostra mozione con la quale chiedevamo a Sindaco e Giunta di intervenire insieme alla provincia per quello che le compete per mettere in sicurezza questo tratto di strada che era stato messo sotto osservazione dai residenti della frazione in quanto considerato molto pericoloso per quanto riguarda il transito di auto e di veicoli. Infatti in questo tratto di strada non ci sono né rallentatori né una segnaletica orizzontale e verticale che segnala attraversamenti pedonali. Pertanto, considerando che pur essendo una strada provinciale all'interno del centro abitato la competenza del comune e l'assessore Pier Gentili è comunque sia riconosciuto l'importanza di questo atto e comunque la problematica che è presente in questa zona, pertanto possiamo dire ai residenti della frazione di Carbonesca che grazie al nostro intervento l'amministrazione prenderà dei seri provvedimenti. Buone notizie sono venute ieri dal Consiglio Comunale anche per tutti coloro, i sportivi parlo, che vogliono usufruire dello stadio comunale Pietro Barbetti. Numerosi praticanti di attività fisiche in generale avevano sollecitato un nostro intervento per capire le motivazioni che hanno spinto l'amministrazione a chiudere comunque sia al pubblico l'impianto sportivo comunale Pietro Barbetti. Ovviamente qui c'è una convenzione con la Gubbio Calcio che è storica, dove praticamente la gestione dell'impianto viene data in mano al Gubbio Calcio, ma anche le dichiarazioni del sindaco che fece nel 2018 nel rinnovo della convenzione e quello che abbiamo visto all'interno della convenzione portano al risultato che comunque sia l'impianto sportivo deve essere destinato anche a tutti coloro che non praticano calcio, quindi chiaramente al di fuori degli orari d'utilizzo della S Gubbio Calcio. Quindi all'assessore competente, ovvero all'assessore Damiani, abbiamo chiesto spiegazioni. Abbiamo chiesto se l'amministrazione aveva intenzione di riaprire comunque al pubblico l'impianto sportivo. L'assessore Damiani ha accolto favorevolmente la nostra sollecitazione e pertanto verrà fatto un percorso per capire come riaprire l'impianto sportivo al pubblico. Chiaramente c'è anche un discorso di gestione dell'impianto, c'è anche un problema di gestione relativo al decreto Balduzzi che è entrato in vigore nel 2017, dove impone alle società sportive dilettantistiche e non di dotarsi di defibrillatori, quindi di impianti DAE, e quindi è responsabilità del gestore, in questo caso la Gubbio Calcio, del defibrillatore. Pertanto, alla luce di queste cose, abbiamo chiesto con forza che comunque venisse rivisto un po' tutto quanto la convenzione o comunque tutto quanto quello che riguarda la gestione dell'impianto per poter fare in modo di permettere a coloro che vogliono praticare uno sport alternativo di usufruire di questo impianto sportivo e non andare a spese proprie a Città di Castello o a Perugia. In Consiglio Comunale è stato di nuovo affrontato in maniera importante, visto che comunque è un tema sentitissimo e diciamo è il tema del momento che riguarda la nostra comunità, il tema del CSS. CSS in questo caso sono state discusse delle proposte avanzate dalle minoranze, in particolar modo dal nostro consigliere Angelo Baldinelli che richiedeva l'installazione di centraline che venissero gestite dal comune di Gubbio dove tutti i cittadini potessero accedere ai dati e questa è stata una mozione che è stata presentata in quanto molti cittadini sollecitavano questo tipo di intervento e l'altra mozione che è stata presentata dai consiglieri Goracci e Cinti, una mozione ambiziosa perché comunque chiedeva al sindaco di attivarsi attraverso canali istituzionali per discutere a livello governativo la possibilità di trovare un modo per calmerare il prezzo del metano in alternativa ai combustibili che ora stanno utilizzando i cementifici. È chiaro, questo è un percorso molto più complicato, però comunque un percorso ambizioso e soprattutto un percorso che richiede un iter molto più lungo rispetto a quello che adesso stanno discutendo in Regione per l'autorizzazione sul CSS. L'amministrazione Stirati in entrambi i casi ha rimandato al mittente i due interventi astenendosi.
motivando il fatto che ora loro stanno creando un percorso sul tema, quindi altre iniziative che pur lodevoli comunque non devono al momento interferire con questo percorso, pertanto hanno rimandato, come dicevo prima, al mittente questi due importanti comunque sollecitazioni, perché vorrei ricordare che comunque il sindaco Stirati dice in continuazione che ci deve essere massima collaborazione sul tema, un'unità di intenti, ma spesso e volentieri, e questo di ieri è stata la dimostrazione, le minoranze comunque sia devono un po' stare al loro posto, e non ha fatto altro e non ha perso occasione che riattaccare il nostro gruppo consiliare dicendo che nella nostra mozione che avevamo presentato a giugno avremmo comunque sia presentato una proposta dove dicevamo chiaramente che il ciclo di rifiuti doveva essere chiuso con nei cementifici con il CSS. Questo completamente sbagliato, perché lo stesso assessore Morroni è stato ben chiaro che il ciclo di chiusura dei rifiuti non coincide con i cementifici e tantomeno con il CSS, quindi è una cosa che non sta né in cielo né in terra, quella che ieri è stata detta in Consiglio Comunale dal sindaco Stirati. Collegandomi sempre al tema ambiente e salute, ieri è stato anche fatto accenno al registro dei tumori, perché le maggioranze avevano fatto una mozione che doveva essere discussa, ma poi è stata ritirata viste le dichiarazioni che sono venute fuori proprio ieri dall'assessore Coletto, ovvero quello di ripristinare il registro dei tumori. L'assessore Coletto è stato chiaro che comunque l'intenzione della giunta regionale è quello di riattivarlo e di rimetterlo in pista meglio rispetto a come è stato gestito fino a poco tempo fa dalla vecchia giunta regionale. Difatti l'assessore Coletto ieri ha presentato in giunta un atto che è stato comunque sia votato, dove si dà mandato al direttore sanitario regionale di creare un gruppo di lavoro per studiare al meglio la riattivazione di questo registro dei tumori, che deve comunque valutare quindi le risorse che devono essere necessarie per riattivarlo e le strategie per comunque sia portarlo avanti. E la convenzione è scaduta nel gennaio 2020, che anche qui l'assessore Coletto si è dimostrato sorpreso in quanto questa convenzione non veniva rinnovata in automatico, pertanto la giunta regionale ha preso in mano la questione e vuole ridare agli umbri uno strumento importantissimo che, come dichiarato da una relazione dell'Università di Perugia, cioè coloro che fino alla scadenza della convenzione tenevano questo registro dei tumori, leggo espressamente la dichiarazione che dice: dal 2017 l'orientamento regionale è sensibilmente cambiato in coincidenza con un cambio del vertice regionale e ciò si è tradotto in un taglio dell'orizzonte che ha portato il rinnovo della convenzione ad un anno e del finanziamento erogato che è stato ridotto di oltre il 60%, se si considerano il taglio e i mesi trascorsi tra un rinnovo e l'altro, in modo da pregiudicare la gran parte dell'attività. Quindi la giunta regionale di sinistra ha pregiudicato questo lavoro e quindi il compito di questa nuova amministrazione è riattivarlo. Qui a Gubbio il sindaco e la sua maggioranza hanno voluto presentare un atto che appunto dasse mandato all'assessore, ma come detto è stato ritirato, però anche qui sorridiamo perché ieri nei commenti di alcuni consiglieri di maggioranza è stato detto che merito è stato anche del nostro sindaco. Beh, questa la trovo veramente fuori luogo come affermazione. E concludo dicendo che con un tema così importante e comunque sentito come quello del registro dei tumori, certe strumentalizzazioni in questa fase non hanno nessun tipo di senso, pertanto credo che polemizzare su una cosa del genere sia vero un dibattito molto sterile.